Salve amici, buongiorno, benvenuti e bentrovati sul canale. La sbarbata di questa mattina la facciamo con dei prodotti che mi hanno spedito dall'India, la Pearls Shaving, che adesso vedremo di cosa si tratta. Dunque, mi hanno spedito una ciotolina che, come vedete, è insignata qui. È un materiale plastico, cosa non so, ma l'ho già usata qualche giorno. Mantiene caldo quello che è, diciamo, la schiuma all'interno, un po' come quella della ProLasma più o meno. E ha la comodità di appoggiare qui diciamo, il pennello e il rasoio, che adesso andremo anche a vedere. Il pennello è molto bellino, sintetico, basso come qualità prezzo, però è molto pesante, bello a vedersi e guardate, ha il marchietto sotto. Vedete? Molto bello come sistema, diciamo, a me piace. Un buon sintetico, ovviamente il prezzo con una buona qualità rispetto al prezzo si intende, e arriva in questa confezione. Ha un suo codice che è questo, ecco qui, vediamolo bene, è questo. Anche come regalo la confezioncina è bellina. Mentre la ciotolina arriva in una confezione quadrata di cartoncino colore marrone, come avete visto. Cioè, il particolare è questo, poi che voi avete visto che ho fatto l'unboxing, ma in effetti io già il pacchetto l'avevo ricevuto un po' di tempo, qualche minuto prima. Adesso l'ho messo, però io il video l'ho fatto già qualche settimana, una settimana, 8 giorni, e in questo frattempo, diciamo, ad ora, dopo che abbiamo fatto l'unboxing, ho provato un po' la ciotolina, il pennello, ho provato anche diciamo, il rasoio, i due rasoi, perché ne sono due. Io sopra devo mettere un unboxing e poi magari spiegherò un po' le mie sensazioni, anche se è presto. Mentre il rasoio, eccolo qui, è un due pezzi, un single blade. Guardate, si apre, però dobbiamo tenere presente che l'apertura, vedete, qui va un po' sostenuta per essere poi chiusa. E la lama, questa lama qui me l'hanno inviata loro in 10, poi vi spiego. E il rasoio ha un magnete e i due blocchi qui e qui per tenere la lama, che ovviamente nella vecchia versione non c'era, e quindi hanno ritirato quelli, hanno sostituito. A me è arrivato questo, va messo proprio in questo modo qui, vedete? Il magnete aiuta a cercare di sistemare. Per quanto riguarda invece la copertura, diciamo il pezzo sopra, sarebbe opportuno tenerlo fermo un po' così e nel tentativo di aiutare, diciamo, il pezzetto che va. Però io adesso così mi sono trovato un po'. Dunque, andiamo a vederlo un po' di qua. Ecco, andiamo un po' a vederlo da quest'altro lato, che credo che sia molto meglio. Ecco, vedete? Questo è il sistema di carico, il magnete, la lama che non si muove, il pezzo soprastante che va un po' tenuto fermo nel momento in cui andiamo ad avvitare, per far sì che raggiunga il suo livello di blocco. Ed ecco qui, il rasoio è bello pesante. La lama non ha più nessun problema. Il gap credo che si veda, è un gap di tutto rispetto. Arriva con questo
supporto. Nell'assieme, diciamo, è un bel rasoio. Anzi, lo guardiamo anche di qua, vedete il gap notevole, si vede. Ovviamente richiede un suo angolo, questo l'ho già riscontrato. E questo è il supporto con la gomma che riesce a tenere il rasoio. Dunque, il rasoio, poi spegniamo un po' qui, altrimenti ci troviamo così. Il rasoio arriva in una confezione molto bellina, eccola qui. È la sua azienda. Single edge, quindi single blade, con supporto all'interno, un fazzolettino per pulire, è bello grande, e poi ci sono 10 lame che sono messe qui, e io una l'ho già usata per questa situazione qua. Io ho anche, sono due che ne ho usate, ho anche usato delle altre lame spezzate all'interno, vanno bene ugualmente. Ecco qui. E questa è la confezioncina che arriva, bello anche come un eventuale regalo. Inoltre, hanno spedito un allume di rocca, una confezioncina, questa di plastica. Questa qui va aperta naturalmente perché è plastica che dobbiamo aprire. Eccolo qui, adesso la apriamo perché l'andremo ad usare. Non l'ho usato ancora, l'ho fatto adesso con voi l'apertura, perché giustamente andrò ad usare, perché devo anche sapere, però adesso ho usato la mia nelle prove di questo rasoio che ho fatto. Li mettiamo qui. Dunque, la perla scelta, ha mandato solo questi prodotti e non ha mandato un pre-barba, un sapone da barba, per far sì che, insomma, come dopo barba, pre-barba, sapone, e dopo barba. Questa cosa non l'ha spedita, non l'ha mandata, non c'è perché. Per cui io andrò ad usare il Noxzema come pre-barba. Andrò ad usare la Bignoli come crema da barba nella fragranza Agrumi del Mediterraneo. Come aftershave, ugualmente della stessa Bignoli, stessa fragranza agrumi del Mediterraneo. Bene, amici, allora accendiamo da quest'altro lato. Un attimo solo. Ecco qui, abbiamo acceso. E andiamo a fare il nostro bel lavoro. Per prima cosa, bagniamo il viso con acqua molto calda. Ho la barba, come vedete, di qualche giorno, proprio per dare dimostrazione della funzione di questo rasoio. Sono il pre-barba. Della Noxzema bianca, che è un polivalente, poi va bene come pre-barba e anche post rasatura. Ecco qua, così va bene. Chi ha visto il video del unboxing del pacchetto aperto, già poi abbiamo aperto, sa che c'è un altro rasoio ed è uno Slant che andremo poi a provare insieme. Bene, amici, spostiamoci di qua per vedere e realizzare Bignoli.
agrumi del Mediterraneo, lavanga per il prelievo, penso che questa basti in virtù all'esperienza già precedente. Andiamo a inserirla all'interno dell'acetolina, lo schiacciamo e andiamo a metterci un po' di acqua, poi andiamo a pulire la vanga come sempre sul pennello, la mettiamo qui, potrei sciacquare le mani, ecco qui. Benzina sia di plastica, ma è brutto quanto scivola, guardate, già. E andiamo a realizzare con il pennello sintetico, che però è molto bello pesantuccio, ecco qui. Andiamo a realizzare il montaggio. Ecco, già un po' con acqua calda, sta profumazione bellissima. Va aggiunto, come sapete, sempre poco per poco all'acqua, altrimenti scompariamo. Amici, mentre sto a creare la schiuma, facendo qui un bel montaggio con calma, guardate quanto sapone c'è ancora, io do i consueti saluti a tutti gli iscritti del canale con un grazie e un abbraccio sempre per il tempo che mi dedicate. Un abbraccio e un ringraziamento di anche un benvenuto ai nuovi iscritti di questa settimana. E saluto tutti dei vari gruppi dove ho il piacere di farne parte. Ecco qua. Un saluto naturalmente non può mancare all'amicone Fabio Cancilleri, che ci scambiamo sempre i saluti, come del canale Rasature ed altro. Guardate qui che profumo, guardate che... E guardate quanto sapone c'è ancora sotto. Vabbè, voi lo state vedendo da quest'altro lato pure. Io ho messo un po' un filino d'acqua qui per andare sempre a bagnare. Un saluto ad Andrea Tarenzi del canale poco noto Mania, a Claudio D'Incalci del canale La Lama e il Pennello, che ha fatto un video della seconda parte del Left the Shell, ma non ho avuto modo ancora di vedere perché purtroppo non c'è stato proprio tempo. E poi sto fatto che YouTube è diventato lento e magari ci sono dei problemi che sto cercando di risolvere, ma non sono l'unico ad averlo, diventa complicato. State vedendo un video, andate nelle notifiche, arriva una notifica, si blocca. E lo stress di quel minuto, un minuto e mezzo, non è che sia tanto, però è tanto, è tanto. Credo che il sapone sia scomparso del tutto, credo, ma non riesco a vedere. Io intanto ci metto un altro goccino d'acqua, perché a me piace un po' più fluido, più idratato il sapone, specialmente quando uso lo sciavetta, ma adesso questo è un rasoio che ha la sua naturalmente aggressività, tra virgolette. Il viso si è, diciamo, asciugato, ci metto un altro po' l'acqua
spegniamo da quest'altro lato e andiamo a realizzare la nostra insaponata. Bella profumazione, agrumi del Mediterraneo, il nome dice tutto, la fragranza è questa. La resa è la funzione, la scorrevolezza della vignola. Ne abbiamo già parlato, lo sapete tutti quanti. Dunque, la ciotolina mantiene caldo ed è anche ben abbordabile se si prende in questo modo qui. Solo in questo modo si riesce a prenderla e avere, diciamo, la padronanza della ciotolina. E tiene caldo anche il sapore all'interno. Mentre il pennello, guardate, è un sintetico però morbido, non punge per niente come un po' tutti i sintetici, però ha un backbone, come possiamo dire, notevole. Vedete, se andiamo e poi subito ritorna. Ho già provato un paio di volte, tre volte questo, e va bene. Guardate che schiuma. Bene, andiamo. Il rasoio armato con la sua lama, ma come ho detto ho provato anche delle mie, ho provato la sua e delle mie, quelle che ho spezzato vanno bene ugualmente. Io sono andato leggerissimo. Ovviamente devo trovare l'angolo. I canali di scolo non sono enormi, ma vanno bene per la funzione, per chi riesce a pulire tranquillamente. Andiamo sull'altro lato. Meglio che faccio così, altrimenti è un po' nuovo. Starò attento qua. E la schiuma a quando, diciamo, vedete poi. Di solito si sciacqua un po' prima, si pulisce il rasoio prima, ma ho fatto quattro passate senza sciacquarlo proprio per far vedere questa cosa. Che non dà problemi. Ma non ci fate caso perché io sto pieno di brufoletti qua.
l'aggressività del rasoio c'è, ma io qua ho solamente problemi miei. Di pelle, come anche a volte lo faccio presente prima, proprio per non dare un'impressione di una rasatura non accurata, che purtroppo se ci sono sotto io li devo purtroppo tagliare per. Del pennello credo che non sia molto, molto costoso, e per quanto riguarda poi e voilà. Anche qui c'è bisogno di sentire la lama. Qua devo fare attenzione, se mi dimentico mi spacco il brufolo grande. Per l'angolo, guardate che io non lo sto pulendo, no? Però lo sfogo continua, continua. Usate una sciacquatina e poi dunque questa pietra a lume è simpatica, molto bella, un pochettino. Guardate, voi sapete che io ho quell'altra bruciacchia perché l'aggressività c'è, non lo consiglierei a un principiante o uno che non ha ancora preso la mano specifica per la rasatura. Mentre l'allume di rocca fa il suo effetto, spendiamo ancora qualche parola sul rasoio, che come vedete, vi faccio vedere il gap, i canali di sfogo, beh queste sono ovviamente le scritte della ditta e che c'è scritto Made in India. Questo ha un bel grip, qui invece no, vabbè, ma questo serve solo per, diciamo, ruotare tutto quanto. E la sua base, riguardiamola, è vicina, eccola qui. Il pennello è funzionale. Io ritengo che non stia molto, non con lo scostrezzo, ma non credo che stia molto. Schiuma ce n'è ancora tanta, quindi ha montato proprio tanto e il sapone ha reso, perché lo sappiamo bene. Eccolo qui, lo riguardiamo. Beh, che poi questo qua credo che andremo ad usarlo ancora, perché solo questo mi hanno inviato, quindi per provare l'altro rasoio userò naturalmente questo con la stessa ciotolina.
Spendiamo qualche parola per la Bignone, che come dire è un po' superfluo, però bellissimo sapone, ne ho presi due e mi trovo molto contento. Per quello che invece riguarda la Noxzema, è un po' ricadente, ma io non la userò per il dopo barba, io la userò solamente per questo. Bene, scusate, mi sciacquo per togliermi. Tutto sommato una bella sbarbata. Io sto pieno di brufoli e anche qui zac zac, anche qua ancora quasi sono riuscito. Guardate qua, brufoli sotto pelle. Qui sono andato ancora più leggero, però mi sono andato un poco pesantuccio, zac, e me li sono tirati via. A me succede, questo l'ho fatto ieri come problema, ma senza fare video. È solo per far notare che comunque il rasoio ad ogni modo ha una sua aggressività, sicuramente l'abbiamo visto, però ha bisogno di un'inclinazione per tagliare, e se l'inclinazione ci siamo, io faccio il mio lavoro, ma se ti distrae ti frego, questa è la cosa, però è un bel rasoio. Andiamo per il dopo barba, il Bignoli agrumi del Mediterraneo. Però di profumazione, bellissima, profumazione meravigliosa. Dunque amici, io ringrazio la Pearl Shaving che mi ha spedito questi prodotti e dovrò fargli ancora un video, non so se poi mi arriverà qualche altra cosa, e le mie considerazioni le facciamo un po' definitive un po' più là, ma al momento posso dire che è un rasoio funzionale, non per un principiante, ma comunque è un buon rasoio. E poi il fatto che si possono spaccare le lamette, ci possono andare, è un fatto positivo, molto molto positivo dal mio punto di vista, perché in effetti non è che bisogna comprare le lame come altri rasoi che poi recuperiamo nel tempo, però con quelle spezzate sono economiche, si cambia subito e non penso che abbia problemi con le altre lame. Io l'ho già provato con due lame. Bene amici, grazie per l'attenzione ancora, un abbraccio a tutti quanti, grazie ancora alla Pearl Shaving che mi ha inviato questi prodotti, ci vedremo ancora con il prossimo video con l'altro rasoio e ovviamente lo stesso pennello e troveremo un'altra schiuma. Ciao, buona sbarbata a tutti voi e buon proseguimento di giornata. Ciao!